Allora, ci troviamo qui ad Arienzo al Suesso La Padel con due campi outdoor. Il circolo è nato a giugno 2023, è un circolo già affiliato con la Federazione Italiana Tennis Padel. Allora, io sono il direttore tecnico della struttura. La struttura settimanalmente svolge attività di lezioni individuali, lezioni di coppia. Stiamo riscontrando un aumento sia di lezioni e sia proprio di prenotazioni di campi. Questo dato ci fa capire che comunque il padel, sia in Italia che in Campania, sta comunque avendo una crescita esponenziale. Ho creato questo splendido e fantastico, che vi voglio dire, ma questa è una cosa magnifica, questo padel. Sindaco, ti faccio pure i complimenti a te, che hai fatto tutto per far sì che questa opera meravigliosa fosse realizzata. Un applauso prima al sindaco di Arienzo. Grazie. Tutti i colleghi sindaci, l'onorevole Carrà che ci ha raggiunto dalla Sicilia, che ho già avuto modo di conoscere in passato. Insomma, che dire, questo è veramente un fiore all'occhiello della nostra Arienzo. Quando Clemente è venuto da me per sottopormi la possibilità di poter realizzare il padel qui in una zona un po' periferica rispetto al paese, io ho subito aperto le porte, perché basta fare, l'importante è fare, comunque vada, l'importante è fare. Poi quando si creano, onorevoli, questi centri di aggregazione dove un po' noi giovani, mi metto pure in mezzo naturalmente, i giovani, i ragazzi, dimenticano un po' questi cellulari, questi tablet, questi computer e cominciano a risocializzare, perché il padel è uno sport che ti permette di socializzare, tant'è che vedo delle ragazze qui dietro giocare che forse prima non sapevano neanche dove andare e cosa fare, oggi hanno un punto di aggregazione come quello che ha creato Clemente insieme allo staff, insieme ai suoi soci, e devo dire grazie a lui, lo ringrazio a nome mio, di tutta la cittadinanza, perché quando si creano questi momenti, queste cose belle del paese, fanno crescere la civiltà di una città, di una cittadina, e creano delle cose importanti affinché il paese cresca come sta crescendo in questi anni di mia amministrazione. Quindi grazie a Clemente, grazie a tutti, grazie ai cittadini che sono intervenuti. Sono appassionato, ho iniziato a giocare un po' di mesi fa, mi piace, e poi uno sport che secondo me diciamo non ha limiti di età, quindi se ti crei una compagnia di pari età ti puoi divertire in qualsiasi modo, in qualsiasi momento. È uno sport che lo puoi fare a qualsiasi ora, perché i campi sono di vari orari aperti, quindi pertanto ringrazio Clemente di questo investimento, che magari in zona, io prima la partita mi dovevo andare a Falluzzano oppure a Cervinara, adesso ho la possibilità di venire a giocare qua. Grazie a tutti. Voglio ringraziare subito l'amico Carpero per questo invito, è un invito importante, particolare, perché parliamo dello sport. Un saluto particolare all'onorevole che oggi qua rappresenta il governo, che abbiamo, caro onorevole, io subito voglio, noi abbiamo grande bisogno del governo in questo territorio, perché abbiamo bisogno che questo governo venga rilanciato. Purtroppo fino adesso non è stato possibile, non abbiamo avuto il rappresentante all'altezza, ma vedo e abbiamo molta fiducia che questo governo possa riprendere questo territorio che è straordinario, la Valle Caudina e la Valle Suessa, che oggi attraverso una struttura sportiva ancorché privata rilancia il territorio. Oggi attraverso lo sport facciamo un'operazione di bonifica, allontaniamo quella che è la cattiva gestione, portiamo i giovani a una struttura sana dove probabilmente in un'area, dobbiamo dirlo senza dispaccio, probabilmente quelle ore che vengono trascorse in queste strutture sicuramente si allontanano un attimino quelle che sono le attività che portano e fanno male alla salute. Lusingato che delle belle parole che hanno detto i colleghi sindaci, perché anch'io sono sindaco, non sono solo un parlamentare, quindi capisco le difficoltà che hanno nella loro quotidianità e quindi avete tutta la solidarietà. Per quanto riguarda il governo, mi rivolgo soprattutto al collega sindaco di Santa Maria Rico, io penso che stiamo facendo non il possibile ma l'impossibile. Oggi non potevo mancare qua, gli avevo promesso al buon Clemente, ci conosciamo da circa 30 anni, sono onorato della
della nostra vera amicizia, profonda amicizia che mi lega anche in questo territorio, perché sapete, io qua ci ho fatto servizio da carabiniere per circa 13 anni, ho tantissimi ricordi, bellissimi ricordi, e quindi non potevo mancare, gliel'avevo promesso, se i lavori al Parlamento li finivamo in mattinata, pomeriggio, non potevo mancare a questo appuntamento. E poi è bellissimo vedere dei sindaci che si esprimono così. Il buon sindaco D'Arienzo ha utilizzato delle parole che io spesso utilizzo: quando i cittadini si offrono, propongono un'iniziativa sul territorio che dia benessere, che porta aggregazione, che soprattutto lo sport, a prescindere qualunque sia nella circostanza la disciplina, che il padel, io non sono un appassionato di padel, lo seguo perché è quello del momento, come diceva poc'anzi l'amico, però lo sport tutti quanti sappiamo che è benessere, sappiamo che porta benessere al fisico, alla mente, al cuore, a tutto, aggrega, quindi se avvengono queste iniziative ben vengano, e che sono contento che sia stato avallato dal comune per quello che puoi fare, stai sempre vicino, così come lo fanno gli altri sindaci di Santa Maria Vigo e di Forchia, al territorio, perché credo che, lo dico da sindaco, la migliore risposta al territorio, ai cittadini, è quello di vivere il territorio e stare in mezzo a loro. Quindi io ringrazio io a voi per le belle parole e soprattutto a Clemente per avermi dato questa opportunità. Bene, brava!